Ciao ragazzi, mi chiamo Tokiton99. In questo gioco New Super Mario Bros. 2, dopo che in precedenza vi ho spiegato e vi ho fatto vedere il sesto mondo, tutti i mondi normali, ora vi farò vedere i due mondi sbloccabili e vi farò vedere i due mondi bonus. Ma in questo video recensione vi farò vedere il primo mondo bonus, capito? Il mondo a fungo. Allora, come sapete, il mondo a fungo è il primo mondo bonus, che sarà accessibile solo trovando un passaggio segreto nella torre del mondo 1 e completare il livello cannone, il mondo 1 cannone, capito? E poi passerete a questo mondo. Allora ragazzi, qui i livelli sono difficili, capito? Anche il Super Mario 3D World, il mondo fungo, è difficile, capito? I livelli sono difficili. Allora ragazzi, qui, come devo dirvi, qui è lo spazio rosa, così lo chiamo, dove ci sono le piattaforme con rombo rosa, dove sullo sfondo vediamo stelle che luccicano, vediamo disegnini con il power up del fungo, e per questo si chiama il mondo fungo, capito ragazzi? Allora, i livelli presenti in questo mondo fungo sono il primo livello, il secondo livello, il primo livello bonus, il penultimo livello basato sulla casa dei fantasmi, il secondo livello bonus, il livello cannone. In questo livello cannone, invece di prenderlo nel mondo 3, il livello cannone è questo, vi porterà nel mondo fiore, capito? Ne avranno rimasti. Il terzo livello è il castello finale, dove qui il boss è Larry Koopa, il Bowserotto con la cresta azzurra, capito? Il penultimo Bowserotto. Poi c'è la Amy Koopa, capito? Ok ragazzi, vi saluto. Se è piaciuto il primo mondo bonus, il mondo fungo e i livelli, iscrivetevi al mio canale, mettete un mi piace, commentate. Vi aspetto nella prossima recensione che vi spiegherò il secondo mondo bonus, che è il mondo fiore, che è questo simbolo. Questo simbolo verde, se vedete, dove c'è il mondo fiore, capito? Ok, ciao ragazzi, vi saluto. Seguitemi se non è video recensione. Ciao, arrivederci.